Benvenuti su Tecnofilosofi TV, questa qua è una lezione del corso di PHP e in questa lezione parliamo di programmazione orientata agli oggetti. Ok, quindi questa qua è la prima lezione sulla programmazione orientata agli oggetti. Qua avremo modo appunto di vedere le prime basi della programmazione orientata agli oggetti. Tenete presente che, allora, rispetto alle lezioni precedenti, qua probabilmente ci dovrà essere molta più teoria. Perché la programmazione orientata agli oggetti è tutta una visione quasi filosofica cioè proprio della programmazione completamente diversa. Che come dire, complica parecchio il codice comunque, ma ha un sacco di modo proprio di concepire e strutturare le cose, per cui ha un sacco di funzionalità e cose in più che però permettono anche di organizzare il codice meglio. Per diversi aspetti. Poi ovviamente ci sono, sì, le solite due fazioni, no? Ci sono quelli che appunto sostengono la programmazione orientata agli oggetti, altri che sostengono la programmazione funzionale oppure procedurale, perché alcuni la chiamano procedurale, tenendo presente che procedure e funzioni non sono proprio la stessa cosa. La programmazione orientata agli oggetti ha questo vantaggio appunto di proprio partire da un'altra visione del mondo che in realtà ci è molto più familiare. Allora, la programmazione orientata agli oggetti la troviamo già negli anni 60, comunque è vecchia, però ha incominciato ad essere veramente presa in considerazione solo in tempi molto più recenti. E i linguaggi tipici della programmazione orientata agli oggetti sono Smalltalk e Java. Ok, quindi questo sono, diciamo, appunto, perché allora Java, per quanto riguarda Java, è un linguaggio che è nato, come appunto programmazione, orientata agli oggetti, cioè proprio è fatto così, lui è già stato pensato così, mentre ci sono altri linguaggi come, per esempio, quello che stiamo studiando, noi, cioè sostanzialmente PHP. PHP non è un linguaggio cioè di sua natura orientato agli oggetti, ma l'orientato agli oggetti è una cosa che è stata aggiunta dopo, e così vale anche per Python. L'altro linguaggio molto famoso orientato agli oggetti è Smalltalk, che non viene utilizzato praticamente da nessuno, ma adesso, cioè, penso non cioè, è vecchio comunque, però all'epoca sicuramente era uno dei primi, diciamo, pionieri. E chi ha inventato tra i primi ideatori della programmazione orientata agli oggetti dice apertamente che, come poi vedremo, nel dettaglio si ispirava a cose come le idee di Platone o le monadi di Leibniz, non sto scherzando. E poi appunto vedremo man mano perché in realtà tutto questo è assolutamente vero. Cioè, che cosa c'è dietro, diciamo, la programmazione orientata agli oggetti. Però appunto Java è orientato agli oggetti lui per sua natura ed è il linguaggio orientato agli oggetti per eccellenza. Quindi dove trovate molto più forte e potente questo tipo di struttura ed è ancora molto utilizzato oggi, sebbene sia nato, diciamo, negli anni 90, quindi anche, ovviamente anche Java è un po' datato, diciamo. PHP, appunto, invece è un linguaggio che è più recente, però mano a mano, adesso soprattutto adesso che c'è appunto la versione 8 di PHP, è molto più evoluto e tutta una serie di cose che ci sono in Java e non c'erano in PHP sono state introdotte come possibilità. Python invece è completamente diverso. Però anche in Python c'è la programmazione orientata agli oggetti, cioè almeno si può utilizzare. Ok, ma mettiamo le diapositive così che forse è meglio. Allora, praticamente la programmazione orientata agli oggetti significa organizzare codice con classi ed oggetti. Ed è stata pensata in questo modo perché appunto l'uomo è abituato a pensare ad oggetti, cioè noi viviamo in un mondo in cui, non so, io sono in una stanza, c'è una porta, c'è un lampadario, c'è una webcam, c'è un mouse, tutti questi sono oggetti e
E quando noi pensiamo le cose, noi pensiamo io mi alzo dalla sedia, vado verso la porta, apro la porta, non faccio delle cose. Tutto il mondo è fatto quindi di oggetti, oggetti che hanno proprietà. Diciamo la porta, per esempio, di legno, ha una maniglia, c'è una chiave da girare, poi dipende se è chiusa o aperta. Ma, poi, come dire. Ci sono poi dei comportamenti, no, di questi oggetti, per esempio che la porta si può aprire a determinate condizioni, e che poi succedono determinate cose se l'oggetto viene utilizzato in un determinato modo e così via. Tutte queste cose sono presenti appunto nella programmazione orientata a oggetti, cioè tutto questo mondo che poi è il mondo in cui noi viviamo viene riprodotto a livello di codice, e in questo modo rende la programmazione molto più facile da utilizzare perché. Allora, mettiamo che noi volessimo programmare con la programmazione funzionale. Allora io praticamente mi creo la mia applicazione, per esempio, di solito l'applicazione web che è dove dobbiamo arrivare, c'è tipo una login con degli utenti da registrare, no? Con la programmazione funzionale come fai? Beh, l'utente deve essere trattato come un array probabilmente. Meglio magari utilizzare nel caso di PHP quello associativo, e quindi che quella sarebbe la cosa più semplice, se no peggio ci si troverebbe un array non associativo che sarebbe peggio appunto. E poi niente, il resto diventano tutte quelle che sarebbero i comportamenti dell'utente, no? Quello che può fare o che può non fare diventano delle funzioni, delle semplici funzioni. Magari mi creo un file con tutte le funzioni legate agli utenti, me le metto in un elenco, poi mi includo il file e uso quella funzione, come abbiamo visto nella lezione precedente. Nel caso della programmazione orientata agli oggetti, infatti in questo caso vedremo l'esempio con gli utenti, praticamente io mi creo un oggetto utente, gli metto tutta una serie di proprietà, nome, cognome, età, codice fiscale, non lo so, data di nascita, tutto quello che voglio. Poi devo trovare dei modi per accedere a queste proprietà, devo avere una funzione che mi permette di creare questi oggetti, perché la programmazione orientata agli oggetti parte da modelli e poi crea gli oggetti. E poi però io praticamente vado a costruire dei metodi che praticamente vanno a determinare quali sono tutti i comportamenti dell'oggetto. E quindi vedete, no, appunto tutto questo è quello che vi ho appena spiegato, no? C'è la differenza tra la OOP, la PP, adesso qui ho messo PP, in realtà sta per Procedural Programming, programmazione procedurale, non so, tenendo presente appunto la distinzione che ho fatto nella lezione precedente tra le procedure e le funzioni, no? Chiaramente tenendo presente quello che non sono la stessa cosa. Quindi queste due cose sono diverse. Però sicuramente sequenza, selezione e iterazione sono appunto la base della programmazione in generale, quindi quello non si va a perdere, nel senso che certamente nella programmazione ci sono orientate agli oggetti, ci sono gli array, ci sono sempre gli if, ci sono sempre gli iteratori, quello non. Questi sono i principi fondamentali che però noi non vedremo in questa lezione, forse un po' di incapsulamento, però. Queste sono proprio le cose fondamentali. L'ereditarietà, appunto, la spiegheremo man mano avanti, anche il polimorfismo, incapsulamento, composizione. Comunque, incominciate a familiarizzare con questi termini perché dovranno diventare linguaggio quotidiano non appena, diciamo, passeremo mano a mano alla programmazione orientata agli oggetti. Che cos'è una classe, no? Appunto, prima ho detto, che chi ha inventato, diciamo, chi tra i fondatori della programmazione orientata agli oggetti, abbiamo già la gente che si ispirava niente meno che alle idee di Platone o alle monadi di Leibniz. Lasciamo perdere le monadi di Leibniz. La monadi di Leibniz è diversa, lì l'analogia probabilmente ha più a che fare con l'idea di un qualcosa. C'è un sistema chiuso, no, appunto, che non ha finestre. E che quindi in realtà ha tutto in sé, però in realtà non ha una comunicazione diretta con l'esterno. Ma questo forse ha molto più a che fare con il principio di incapsulamento dell'oggetto.
In realtà probabilmente l'ispirazione maggiore arriva appunto da Platone, no? Platone appunto immagina la realtà in questo modo. Lo dice chiaramente, tanto per parlare di informatica, no? Luciano Floridi, no? Luciano Floridi fa questo esempio, no? Dice, Platone è molto contemporaneo perché quando noi andiamo a comprare un'automobile, noi non compriamo quell'automobile o quell'altra automobile, noi compriamo il modello di auto, noi compriamo, non so, tipo l'Audi A3, non lo so, oppure compriamo la Opel Corsa, il modello noi compriamo, non quella singola macchina, noi compriamo il modello. Allora, quindi la programmazione orientata agli oggetti funziona per modelli, le classi sono modelli, Platone ragionava per modelli. Cioè, il problema di Platone è il problema dell'identità, no? Come faccio a dire che i cavalli sono cavalli, no? Perché hanno la cavallinità, no? Questa cosa che poi bisogna. Quindi abbiamo, diciamo, dei modelli ideali che sono niente meno che una lista di proprietà che poi vengono istanziate negli oggetti. Cioè, l'oggetto, per essere una tigre, deve avere quella lista di proprietà che sono essenziali perché la tigre sia una tigre. Quando noi creiamo delle classi in PHP, facciamo una cosa, la programmazione, facciamo una cosa simile, cioè noi andiamo a costruirci una lista di proprietà che costruiscono quel modello e che permettono poi di creare l'oggetto, ma l'oggetto in realtà è soltanto un'istanza della classe, cioè praticamente non l'universale, ma appunto il particolare, come direbbero appunto certi filosofi. E quindi l'oggetto è il singolo cavallo, è il singolo utente. E così via, che poi ha quelle determinate proprietà che noi andiamo a definire, però in quel caso noi non andiamo a definire le proprietà in generale, noi andiamo a definire i valori che di volta in volta hanno quelle proprietà. Per esempio, l'utente avrà un nome in generale, come modello dirà che gli utenti devono avere un nome, poi ci sarà uno che si chiama Fabio e poi c'è un'altra che si chiamerà Noemi, non ha importanza, quelli sono valori delle proprietà, no? Le proprietà però in quanto tali, in senso astratto, sono appunto proprietà che è relativa al modello, poi l'oggetto appunto una volta istanziato avrà dei valori propri. Per questo che io penso seriamente che per programmare bene in realtà una cosa molto utile è pensare in termini astratti. Il pensiero astratto è una cosa che non è solo è una di quelle caratteristiche tipiche della metafisica, ma che poi qui finalmente nella programmazione ne troviamo un impiego pratico che poi serve per produrre cose concrete, tecnologia, software. È fantastica come cosa. E questo, quindi questo è quello che c'è dietro. Poi ci sono anche i metodi sono le cose che l'oggetto può fare. Però anche lì sempre, cioè, un conto è quello che io definisco in astratto. Un altro è quello poi il metodo quando viene utilizzato, perché come vedremo, come abbiamo visto nelle funzioni, no? Ci sono i parametri astratti e poi ci sono quelli concreti. Un conto è dire che una funzione di addizione presuppone che ci siano due numeri che vengono addizionati, un altro è dire che c'è un'addizione qui e i numeri addizionati sono 2 e 3 e quell'addizione fa 5. È un'altra cosa perché la cosa astratta, no, in sé, la funzione dell'addizione, in questo caso il metodo, ponendo che io creo che ne so, una classe matematica, no? E poi gli metto il metodo addizione, no? Ecco, in quel contesto io praticamente vado a definire qualcosa di astratto, no? In cui dico che astrattamente la mia addizione presuppone due numeri che si devono sommare e poi mi restituisce il risultato. Quello è il pensiero astratto, no? E poi, però, sul piano concreto, invece, poi quando io utilizzerò l'addizione, nel caso vero e proprio, metterò dei valori, no? Ai due numeri. Però io, pensando le cose in maniera astratta, costruisco dei tool, degli strumenti che posso utilizzare infinite volte e dei quali devo solo cambiare di volta in volta i valori e basta. E questo risparmia un sacco di tempo, diciamo, ai programmatori. Quindi l'oggetto, abbiamo detto proprietà e metodi, questo è istanza di una classe, no? In proprietà i dati dell'oggetto, i metodi sono i comportamenti. E
Poi il problema è come si fa ad accedere alla proprietà, cioè perché è questo è un piccolo pezzo che anticipa, diciamo, il discorso sull'incapsulamento, che è una delle caratteristiche, diciamo, della programmazione orientata agli oggetti. Noi possiamo, information hiding, mi sembra si chiama qualcosa del genere, noi possiamo nascondere delle informazioni, per esempio mettendole private. Se le mettiamo pubbliche invece saranno accessibili. Privato quindi vuol dire che ce la possiamo, noi possiamo in realtà accedere a quell'informazione, ma solo all'interno del file della classe, più che altro, mentre invece se pubblico ci entra chiunque. Quello che però spesso si fa è prendere le proprietà, metterle private e poi però accedere alle proprietà tramite delle funzioni particolari che vengono chiamate getter e setter. Ok, get per prendere, set per modificare. Ora, però, quando si programma orientato agli oggetti, spesso si fanno degli schemi, ma non sono gli schemi che pensate voi, cioè nel senso il diagramma di flusso, non è quella roba lì. Sono gli UML, che è una cosa che spesso i programmatori odiano, però sono cose che si fanno. Per esempio, noi abbiamo nell'UML, quindi qui ovviamente questo è un programma, si chiama DIA, l'abbiamo già visto. Non c'è bisogno che ve lo presenti. Poi andate qua, vedete diagramma di flusso, ci sono tante cose. Sbirciamo un po' questa cosa se ci riusciamo. Allora, c'è diagramma di flusso. L'UML è quello che interessa a noi, vedete tante cose. Questo tra l'altro, questo è per le classi, classe modello, note, poi le varie dipendenze delle classi. Qui vedete che c'è gli utenti, perché per esempio io posso creare dei diagrammi, no? Tipo anche quello per gli accessi e così via. Ci sono tante cose che si possono utilizzare qua, strumenti, ma poi uno volendo si può anche dare all'elettronica se vuole fare coi circuiti. L'elettronica, qui è sempre il diagramma di flusso. E poi c'è un mondo infinito, perché un'altra cosa che potrebbe interessare sicuramente saranno i database, per esempio, le tabelle. Quindi potete farvi diagrammi dei database, ma a noi non ci interessa nessuna di queste cose, ci interessa questa. Noi ci creiamo una classe utente e questa classe utente ne mettiamo nuovo. Ecco, vedete che allora no, perché qua allora nuovo mettiamo nome. Ok, quindi questo è nome. Però vedete qua mi mette pubblica, privata, protetta. Vedete? E tra l'altro adesso è pubblica e qui compare più. Ok, perché quando è pubblica compare più, ma se mettiamo privata vedete che diventa meno. E infatti noi vogliamo metterlo privata. Poi non so, mettiamo cognome, magari non so, dove, mettiamo in italiano. E poi mettiamo, non lo so. E poi potremmo mettere username. E questo ci dà già un'idea delle proprietà dell'oggetto. Ma noi possiamo anche poi, dentro queste cose, noi creiamo pubblico, facciamo nuovo. Mettere che ne so get nome, set nome e così via, e questi sono pubblici. Poi possiamo aggiungere altre funzioni e così via. Se facciamo così lui ci crea là e noi possiamo crearne quanti ne vogliamo per fare, diciamo, il nostro schema. E voi immaginatevi che in certi posti, diciamo, luoghi di lavoro, cos'è, praticamente cioè il programmatore gli danno l'UML e gli dicono, boh, queste sono le classi da creare, queste sono le proprietà, queste sono le funzioni, cioè i metodi più che altro, perché non sono funzioni, e
E poi questo metodo deve fare questa cosa qui, quell'altro metodo deve fare quell'altra roba là, e così via. E così sono degli schemi. Noi adesso non ci interessa più di tanto questa roba, perché io mi butterei sicuramente subito sul codice, senza stare a perdere troppo tempo dietro a queste cose. Però è importante vedere che esistono, diciamo, anche queste cose, no? Appunto, perché potrebbe capitarvi di avere a che fare con una cosa di questo tipo. Non sono rari, appunto, gli UML. Ecco, per quanto riguarda il codice, io ho già creato un file con scritto utente, quindi dovreste farlo anche voi, con la U maiuscola, mi raccomando. Avete due file separati. Allora, l'index è chiaramente il nostro caro file dove noi andiamo a eseguire il codice, però noi adesso ci metteremo a costruire una classe. E man mano poi cercheremo un po' di studiarci delle cose che magari potrebbero interessarci, per vedere anche come si potrebbe evolvere questa cosa partendo da magari questa classe. Quindi la classe si scrive semplicemente così. Non nulla di più semplice, nel senso, voi mettete class e poi mettete il nome della classe. La cosa importante di solito è che il nome del file coincida con il nome della classe e poi che ci sia la maiuscola. Per il resto, ovviamente per l'iniziale. Per il resto non ci sono problemi. Mettiamo in inglese, va. Allora, ok, una proprietà per esempio si può scrivere in questo modo. Qui praticamente diciamo che la proprietà è privata, quindi il discorso dell'incapsulamento, no? Del nascondere le informazioni e queste cose qua. Poi diciamo il tipo della proprietà che deve essere, quindi imponiamo che sia una stringa, e poi gli diamo nome alla variabile. Questa cosa qua possiamo copiarla. Noi abbiamo già fatto un piccolo schemino. Qua magari in realtà. Ok, in realtà potremmo anche mettere password. Ok, mettiamo privata. Ah no, forse dovremmo fare sì, cioè che sia su. Ok, ci teniamo presente sto schemino. Quindi qui ci sarà il cognome, qua ci sarà l'età, qui ci sarà lo username, qua ci sarà la password, quindi questo sarà tipo last name, questo sarà età, solo che l'età a questo punto è un int, integer, questo sarà username e questo sarà password. Non ho parlato prima, ma per costruire un oggetto ci vuole un metodo particolare che permette di costruire gli oggetti. Questo metodo sarà una cosa di questo tipo. Il costruttore. Il costruttore serve per costruire gli oggetti. E quindi nel costruttore per costruire l'oggetto dovremmo passare tutte queste proprietà. Quindi dovremmo innanzitutto, beh, sfrutteremo la tipizzazione, che è cosa che è possibile fare a partire da PHP 7, queste cose qua. Sicuramente, per quanto ci è possibile, la usiamo. No, per questo magari lo mettiamo in inglese, perché non ha senso metterlo. Ok, questa è, immaginatevi come se fosse una qualsiasi delle vecchie funzioni, solo che questo è un metodo, e gli passate delle proprietà.
Poi però cosa succede? Qui vediamo una cosa nuova. Adesso noi dobbiamo fare questo tipo di operazione per tutti. Dove questo sarà tipo last name. Last name, questo sarà age. Age, questo sarà username. Username e cosa sarà password. Password. Ok, che cos'è questo? This è un'espressione che si riferisce alla classe. Quindi, quando io faccio this name in questo caso, sto accedendo a questa proprietà e posso farlo perché comunque anche se privata sono all'interno della classe. Quindi io sto dicendo questa proprietà qua è uguale a la proprietà che verrà passata qua dentro. Qua gli passeremo una proprietà che andrà qua e questo qua andrà a cambiare il valore di questa proprietà. Ok, ma se io voglio prendere i singoli valori o modificare i singoli valori del oggetto devo utilizzare diciamo dei metodi particolari che si chiamano getter e setter. Per esempio, questo è il modo in cui si scrive un getter. Il getter praticamente di solito si chiama così. Il get e poi il nome della proprietà con un bel Pascal case, no? Una cosa del genere. Ritornami e prendimi la proprietà effettiva, quella della questa. Il setter invece serve per cambiare, non prende le proprietà ma le cambia. E quindi io potrei, per esempio, qua potrei mettere, anche perché non ha importanza come lo chiamate, deve essere ovviamente intuitivo, però magari mettiamo new name, così mettiamo sempre Pascal case. E queste sono i getter e setter. Questa roba qua ovviamente si deve moltiplicare. Vedete che questa logica qua è identica a quella sopra. Qui passiamo, solo che questo si riferisce non a tutte queste proprietà, ma soltanto a quella lì. Qui copiamo, semplicemente aggiungiamo last name. Ah, questo qua ovviamente deve essere cambiato. Anche questo. Age. No, username, ma questo lo mettere così.
questo è l'ultimo. Allora, però qua potremmo anche dire che... Vabbè, sì, adesso dipende, comunque la password... per il momento ce la prendiamo, poi vediamo. Chiaro, la password andrebbe trattata in un certo modo, bisognerebbe cifrarla, bisognerebbe fare delle cose, ma qui stiamo solo facendo degli esempi, quindi non ci interessa in questo momento. Ok. Quindi tutto questo è il nostro oggetto. Dovremmo aggiungere in questo oggetto qualcos'altro, tipo un metodo che fa delle cose, per esempio, potrebbe essere interessante. Vabbè, potremmo... Potremmo fare... Proviamo a vedere se questa cosa funziona. Era solo per pensare a un metodo. Quindi voi fate così, cioè mettiamo una cosa tipo this. Vediamo se questo tipo di funzione poi funziona, questo metodo, diciamo. Ok, allora noi per utilizzare quello che vogliamo utilizzare qua facciamo come abbiamo fatto l'altra volta. Semplicemente allora, includiamo la classe. In questo modo poi avremo modo di creare il nostro oggetto, che si creerà così, new utente, e qui abbiamo praticamente con questa cosa qua, new, poi la classe, andiamo a creare l'oggetto, ma facendo questo noi andiamo a utilizzare questa funzione qua. Username. No, la password potrebbe essere una qualsiasi cosa. Mettiamo che sia questa la password. Allora, intanto incominciamo a capire se le cose funzionano. Facciamo un po' di test del codice o qualcosa del genere.
Quindi adesso ho creato la classe, l'ho inclusa, includo la classe, creo l'oggetto, gli passo tutte le proprietà e poi vado a stampare. Ok, qui vedete appunto che c'è tutto, no? C'è anche scritto che è privata, c'è scritto che viene dalla classe utente, si capisce che vi dice che è un oggetto, e poi ci sono le varie cose. Noi non abbiamo accesso direttamente alle proprietà, ma possiamo fare delle cose. Cioè, se io per esempio adesso faccio get name, dovrebbe prendermi la proprietà Fabio. Vedete, no? La logica è questa, no? Io adesso ho l'oggetto e posso fargli quello che voglio con l'oggetto. Adesso io in questo modo con la freccina invoco i metodi, no? Quindi posso far partire tutti i metodi che voglio, quindi get name, set name, eccetera, eccetera. Vado, allora, se voglio cambiargli il nome, per esempio, set name, però questo ovviamente non mi stampa niente. Facciamo così. Facciamo così. Utente set name Ok, quindi se io faccio così e lui mi stampa Giada perché gliel'ho cambiato il nome, quindi cosa succede? Questo era il nome originario, prendo setName, vado a gli passo un altro nome e lo assegno a quello della classe. Ok, così praticamente io gli ho cambiato nome. Ok. Quindi adesso è inutile stare a guardarle tutte. Passiamo quindi a quella che è l'unico metodo che a noi ci interessava. Allora, mettiamo fab 33 e poi mettiamo una password sbagliata. Diamo un attimo. No authentication. No. Chiaramente. Se vado a mettergli però questa, teoricamente. Authenticated. Ok, questo ovviamente è una cosa così, adesso ha poco senso, però per dare un'idea, no? Cioè, adesso questo come, per esempio, si può creare un metodo qui, praticamente vedete che c'è un if dentro, tra l'altro abbiamo messo anche un operatore, un and, ok, con rapporti di uguaglianza, quindi è qualcosa di abbastanza articolato. Tutto questo si può utilizzare ovviamente all'interno tranquillamente di un metodo di programmazione orientata agli oggetti, cioè non, niente di particolare. In questo caso appunto ritorniamo, vedete che questi non sempre ritornano, se un setter non ritorna delle cose, mentre qua ritorniamo diciamo un messaggio, diciamo questo messaggio che ci serve così per avere diciamo un feedback o un esito di quello che è. Diciamo, noi in realtà potremmo anche non scrivere questo, ma scrivere
Utente get username, utente get password. E chiaramente la risposta è sempre la stessa, perché noi ci stiamo prendendo appunto i valori veri e propri. Però ripeto, questo esempio è solo per farvi vedere come funzionano i metodi. Chiaramente se uno deve costruire una login dovrebbe fare qualcosa di molto più complesso, la password dovrebbe essere cifrata, una serie di cose, poi non si fa esattamente così. Comunque è un così avete un esempio di metodo. Bene, allora nella prossima lezione dovremmo proseguire su queste cose. Potremmo ad esempio vedere l'incapsulamento, l'eredità, non lo so, è tutto un mondo, quindi immaginatevi che allora adesso noi appunto abbiamo incominciato a vedere la programmazione orientata agli oggetti e ci saranno diverse lezioni sulla programmazione orientata agli oggetti. Il mondo della programmazione orientata agli oggetti è abbastanza grosso, il che significa che ce ne saranno diverse e ci saranno probabilmente diverse, cioè dovremmo procedere anche per, tra virgolette, slide o comunque spiegazioni, diciamo, di quello che è, diciamo, di quello che sono le varie proprietà o caratteristiche della programmazione orientata agli oggetti. Ci vediamo in una prossima lezione.